Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono infatti oltre 650 i casi odierni di positività al Covid-19 in Abruzzo. Sale ancora il numero di pazienti in terapia intensiva che si attesta a quota 78. Continuano ad aumentare anche i decessi, ormai quasi a quota 1700. Facciamo il punto nel servizio. Sono 653 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ore in Abruzzo, di età compresa tra 7 mesi e 93 anni, che fanno salire il computo complessivo a quota 52.951. Un dato questo relativo a 13.556 test eseguiti, con un tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno che è pari al 4,8%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 1.679, di età compresa tra 54 e 94 anni, 6 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo e 9 in provincia di Pescara. Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono invece 148, 10 in provincia dell'Aquila, 67 in provincia di Pescara, 46 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Decresce il numero degli attualmente positivi che si attesta a 12.634 con un meno 86 rispetto alla giornata di ieri, ma crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva che salgono a 78 con un più 2 rispetto a 24 ore fa, mentre i pazienti in terapia non intensiva calano di 8 unità attestandosi a quota 609, mentre gli altri 11.948 meno 79 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 13.115 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 48 rispetto a ieri, 13.085 in provincia di Chieti, più 255, 13.550 in provincia di Pescara, più 279, 12.595 in provincia di Teramo, più 111, 422 fuori regione, più 9 e 184, meno 50, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. È prorogata per un'altra settimana la chiusura delle scuole di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo. È quanto deciso nel corso di un vertice con la prefettura, presenti tra gli altri i sindaci, l'ufficio scolastico provinciale e i rappresentanti della ASL. All'origine della decisione ci sono le valutazioni degli esperti dell'azienda sanitaria, i quali hanno sottolineato che nonostante la zona rossa, i numeri sono in aumento soprattutto nella fascia di età tra 0 e 19 anni. Domani il sindaco, ricevuto il verbale della ASL, firmerà l'ordinanza che prorogherà lo stop alle attività didattiche in presenza per una settimana a partire da lunedì, dice al termine dell'incontro il vice sindaco ed assessore alla pubblica istruzione del comune di Pescara Gianni Santilli. I sindaci degli altri comuni della provincia, in base all'evoluzione del quadro epidemiologico sul territorio, potranno disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza. Nuovi spazi alla Santissima Annunziata nei reparti infettivi e di pneumologia. Questa mattina l'inaugurazione alla presenza del presidente della regione Marco Marsiglio, che ha detto che quasi certamente la zona rossa a Pescara e a Chieti nelle rispettive province sarà prorogata. Paolo Renzetti. Si va verso la conferma della zona rossa nell'area metropolitana Pescara-Chieti e nelle rispettive province. Lo ha fatto intendere questa mattina a chiare note il presidente della regione Marco Marsiglio, spiegando che i dati sui contagi e i ricoveri sono ancora piuttosto alti. In Abruzzo è stata tra l'altro superata la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva, che ha toccato il 37%. Purtroppo devo dire che i numeri continuano ad essere molto alti e la pressione ospedaliera non solo non si allenta, ma negli ultimi giorni, anche se non in maniera vorticosa, c'è come dire un rallentamento della crescita, ma continuiamo ad avere crescita nel numero di persone ospedalizzate. Questo va detto con chiarezza, perché il nostro principale parametro è sempre stato quello: quando gli ospedali si riempiono,
non c'è solo un problema degli operatori e delle persone che si ammalano di Covid. Quando gli ospedali si riempiono siamo costretti a chiudere le altre terapie, a garantire soltanto le terapie tempo dipendenti e quelle oncologiche, quindi a ridurre sempre più il diritto alla salute di tutti gli altri cittadini. È questa la ragione per la quale quando dobbiamo registrare una pressione del genere siamo chiamati a fare delle restrizioni che sono dolorose, ma io spero e continuo ad invocare da parte del governo, che è finalmente entrato in carica, ieri ha completato anche con i sottosegretari il proprio organico, che adesso non si perda più tempo e che quel decreto ristori che è da Natale che viene annunciato, magari prima di Pasqua sia davvero operativo e possa consentire alle persone di tirare un sospiro di sollievo e di essere minimamente ristorate del danno economico che stanno subendo. Per quanto riguarda le altre zone rosse nell'Aquilano, tutto dipenderà da quelli che saranno i numeri da analizzare nel weekend. I dati vengono sottoposti a costante monitoraggio nel rapporto con i sindaci, quindi ieri stesso ho chiesto all'ASI, in particolare io ho avuto da 2 sindaci, non da 5, perché mi pare che Ateleta abbia anzi invocato la zona rossa, quindi non diamo informazioni sbagliate. Ci sono 2 sindaci che hanno chiesto una revisione di questo provvedimento alla luce del fatto che è vero che negli ultimi c'era stata questa crescita di un certo fattore, adesso non sto qui con i tecnicismi, ma noi ci affidiamo ai tecnici che su base scientifica registrano un incremento dei dati e quindi in maniera precauzionale siamo chiamati ad adottare provvedimenti. Soddisfatto infine il presidente della regione dell'aumento di posti letto nei reparti di malattie infettive e pneumologia del Santissima Annunziata, dove questa mattina c'è stata una breve cerimonia. Questo fa parte di quella rete potenziamento Covid che, se avessimo avuto i poteri per realizzarla tra maggio e luglio, quando venne fatto il decreto, oggi avremmo, come dire, già da lungo tempo messo in campo. Finalmente, avendo avuto i poteri a ottobre, nel pieno rispetto dei tempi, anzi con tempistiche brucianti rispetto alla normalità della pubblica amministrazione, noi stiamo consegnando nuovi posti letto che proprio in questo momento arrivano, come dire, come acqua per gli assetati, quindi una situazione molto pesante oggi la pressione sanitaria, e poter mettere a disposizione questi 13 posti è davvero molto molto importante. E la Regione Abruzzo ha chiesto al governo un maggior numero di vaccini per far fronte alle esigenze della cittadinanza. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che ha parlato anche dei problemi delle varianti. La Regione Abruzzo ha chiesto al governo un maggior numero di vaccini, lo ha fatto nel corso della conferenza Stato-Regioni di questa mattina. Le dosi sono insufficienti, anche se in prospettiva si lavora anche al vaccino con una sola somministrazione. Sulla variante sudafricana si aspettano i risultati dello Spallanzani di Roma, così l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Le varianti nella nostra regione, voi sapete che sono in un numero elevato, in alcune province hanno raggiunto anche il 70% e ha indotto il Presidente e quindi il Comitato Tecnico a mettere in atto misure restrittive. Proprio per questo motivo, proprio oggi in una conferenza Stato-Regioni abbiamo chiesto di poter avere più vaccini, quindi il problema non è il tampone, ma soprattutto avere vaccini, che risulta essere l'arma più importante per combattere questa pandemia. Il Governo Cernale ha esaminato queste richieste, consapevole di questo fabbisogno, si sta valutando anche la possibilità di dare un'unica somministrazione di alcuni vaccini come l'AstraZeneca, per permettere a un maggior numero della popolazione di essere vaccinato. Il piano vaccinale prosegue così come stabilito, avevamo nell'ordinanza definite le priorità, nella circolare abbiamo aggiunto gli over 80 e tutte le realtà che stiamo vaccinando, man mano arrivano le dosi, ma soprattutto il piano vaccinale nazionale, aumenteremo la popolazione da vaccinare. Cambiamo argomento adesso. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio a cui sono stati sottoposti questa mattina Settimio Santilli e Filippo Piccone, rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune di Celano. Piccone ha manifestato l'intenzione di dimettersi da vice sindaco. Alfredo Primante.
Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Settimio Santilli e Filippo Piccone, rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune di Celano, e Piccone si è anche dimesso dalla sua carica dopo l'interrogatorio di questa mattina in streaming davanti al GIP del Tribunale di Avezzano, Maria Proia. I due sono i personaggi di spicco dell'inchiesta Acqua Fresca, che ruota attorno a presunti appalti pilotati per un importo di oltre 13 milioni di euro da parte dell'amministrazione comunale di Celano e che conta 56 persone indagate, di cui 25 oggetto di misure cautelari. Piccone, 59 anni, ex senatore deputato di Forza Italia e PDL ed ex coordinatore regionale proprio del Popolo della Libertà, è in carcere a Vasto e per lui il legale Antonio Milo ha chiesto la scarcerazione di domiciliari per problemi di salute, mentre il sindaco Santilli si trova agli arresti domiciliari. L'ex deputato, tra le altre cose, è accusato anche di concussione sessuale per aver perpetrato ricatti a sfondo erotico nei confronti di una giovane di Avezzano, difesa dall'avvocato Roberto Verdecchia, che parla di un quadro probatorio costituito anche da video ed intercettazioni che restituisce quantomeno una situazione anomala all'interno del comune di Celano. Qui gli inquirenti hanno alzato il loro livello, sia gli inquirenti investigativi che hanno effettuato l'operazione, sia la procura, e hanno decisamente migliorato la tecnica e l'approccio nei confronti di alcuni reati, al di là dell'ipotetica concussione sessuale commessa da Piccone, dove è coinvolta anche la donna. Però hanno alzato il livello anche per quanto riguarda gli altri tipi di reati oggetto di contestazione nella corposa ordinanza di 520 pagine. Sono ipotesi che chiaramente tutte ancora da verificare, che però con le intercettazioni telefoniche, ambientali, con le riprese, danno un quadro probatorio di un qualche cosa, io lo chiamo di anomalo, che si stava verificando e si è verificato molto probabilmente all'interno di un'amministrazione. Il lockdown ha inasprito i casi di violenza sulle donne da parte degli uomini. Così si complica una situazione già critica, in quanto l'Abruzzo è sopra la media nazionale per quanto riguarda i casi di violenza domestica. Il gruppo antiviolenza del Tribunale di Pescara in 3 mesi ha portato a termine un centinaio di casi. Giuseppe Dintino. L'Abruzzo è sopra la media nazionale per numero di casi di violenza sulle donne, una statistica che emerge dal quantitativo di denunce, che però è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte delle violenze, infatti, rimangono ferite che le vittime sopportano in solitudine. In Abruzzo, paradossalmente, c'è tanta e direi troppa violenza domestica. Quindi vuol dire che dobbiamo affinare le forme di tutela, e questo è il nostro è stato un tentativo per far fronte a questo, anche al dato numerico che, come dice lei, è emergenziale a mio parere. Quindi ognuno deve fare la propria parte. E la coabitazione forzata imposta dalle restrizioni Covid ha acuito quella che è una vera e propria emergenza sociale. Nei mesi di marzo e aprile 2020, in pieno lockdown, un omicidio su due in Italia è stato un femminicidio. Nel 90% dei casi l'assassino è il partner o l'ex partner. La prima fase della pandemia, appunto, è noto, ormai ne parlano tutti, è stata una debacle sotto il profilo, appunto, non solo dei morti ma anche delle violenze soffocate nelle abitazioni. Io credo che, insomma, come tutte le cose, anche la giustizia si è adeguata alla pandemia. E credo ha fornito quello che può essere ritenuto, secondo me, una prassi unica anche nel territorio nazionale, una prassi, mi augurerei, anche diciamo esportabile altrove, perché forse nessuno avrebbe sperato in tanta risposta valida, efficace, tempisticamente adeguata. 3 mesi fa al Tribunale di Pescara è stato inaugurato il GAV, il gruppo antiviolenza, che in questo tempo ha concluso un centinaio di casi. E grazie alla sinergia tra forze dell'ordine, servizi sociali e centri antiviolenza, ha detto il procuratore aggiunto. Noi abbiamo aperto un luogo che è, appunto, come vede lei, è accessibile ed è aperto sempre, con una reperibilità continua. E questo è stato un vero e proprio polmone di questa esperienza, è stata efficacissima, è stata un'esperienza di grandissima
successo, diciamo, processuale, perché in pochissimi mesi, con un gruppo di lavoro dedicato, specializzato e soprattutto una risposta a 360 gradi, sono stati chiusi tantissimi, appunto un numero francamente inaspettato di casi umani e poi giudiziari sulla violenza in generale sulle donne e sui minori. Torniamo all'emergenza sanitaria e torniamo nella città di Chieti, dove resta alto il numero dei contagi, dove le scuole resteranno chiuse fino al 7 marzo. Torneranno anche gli screening per la cittadinanza. Qual è la situazione ad oggi a Chieti? Tra l'altro ricordiamo che la zona rossa ci sarà fino al 28 di febbraio, lei però ha già precisato, lo ha fatto nei giorni scorsi, anzi ha già adottato alcune ulteriori restrizioni per quanto riguarda la città di Chieti fino al 7 marzo. Decisione concertata con tutte le istituzioni, dal direttore della ASL al direttore del SIESP, al prefetto e alle forze dell'ordine. Questo perché lunedì mattina sulla mia scrivania è arrivato il report della sola giornata di domenica, perché ricordiamo che da un paio di settimane il centro di tamponi molecolari, il drive-in del Palatricalle, funziona anche di domenica mattina. È arrivato questo report con ben 89 contagiati in un solo giorno. Il massimo del numero che Chieti avesse mai avuto, non solo negli ultime settimane, negli ultimi mesi, ma addirittura dall'inizio della pandemia. Ovviamente ho fatto un giro di telefonate convulso nella mattinata e le istituzioni mi hanno consigliato di inasprire la già ordinanza del presidente Marsilio, che aveva messo Chieti e la provincia di Chieti in zona rossa. Questo perché? Perché nelle giornate di sabato e domenica precedenti, complice forse la bella stagione il bel tempo, tantissimi concittadini avevano affollato la villa comunale e le strade del centro storico. Ho quindi dovuto prendere una iniziativa a malincuore, per l'amore di Dio, però necessaria per frenare il contagio, e insieme con questa decisione ho dovuto ribadire la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche gli asili e gli asili nido anche privati, fino al 7 di marzo. Il 7 e l'8 di marzo faremo un nuovo weekend di screening, cercheremo di aggiustare il tiro per un target più mirato agli studenti, soprattutto delle scuole superiori e medie, e dei lavoratori dipendenti. Tra gli effetti della pandemia ci sono anche le difficoltà nei rapporti tra uffici pubblici e cittadini. Per questo il Comune di Teramo ha voluto istituire uno sportello unico telematico dell'edilizia per poter snellire le pratiche legate alla ricostruzione privata. Tania Bonnici Castelli. La pandemia ha profondamente mutato i rapporti tra uffici pubblici e utenza, e le cose sono peggiorate moltissimo, soprattutto nell'ambito delle pratiche per la ricostruzione privata. Così il Comune di Teramo corre ai ripari ed istituisce uno sportello unico telematico per l'edilizia, per snellire le procedure che richiederebbero un tempo infinito se sottoposte all'obbligo di appuntamenti in presenza con i cittadini. La pandemia sicuramente dimostrato quanto sia necessario, quanto sia fondamentale accelerare il rapporto telematico, informatico, anche e soprattutto per abbattere i tempi, per semplificare le procedure, per agevolare l'attività dei professionisti e in particolare per agevolare in questa fase, soprattutto nel nostro territorio, il percorso di ricostruzione, privata, che con l'ordinanza 100 ha consentito appunto di semplificare le procedure grazie al lavoro del commissario Legnini, dei sindaci, e in questo contesto, in questo quadro, il passaggio del rapporto
rapporto con i comuni e in particolare con il SUE, con lo sportello unico per l'edilizia, è fondamentale. A proposito di ricostruzione rapida, quando si vedranno i primi cantieri della ricostruzione? Abbiamo superato i 100 decreti, quindi di fatto la ricostruzione è partita. Ora dobbiamo spingere per la ricostruzione pubblica. Il 2021 è l'anno della svolta, è l'anno dell'accelerazione, dobbiamo continuare così. E a proposito di ricostruzione, il ritardo spesso stigmatizzato dalla cittadinanza che si è accumulato per il recupero del palazzo del municipio in piazza Orsini dipenderebbe proprio dal fatto che non tutto l'immobile è pubblico, ci sono porzioni private e quindi la burocrazia riprende il sopravvento, una triste cartolina della città di Teramo. Le pratiche amministrative sono un po' più complesse perché mettere insieme i soggetti privati insieme alla parte pubblica è una problematica un pochettino così, un po' più complicata. Nello stesso tempo il sindaco sta pensando attraverso il commissario per la ricostruzione a chiedere i poteri speciali per uno di quelle strutture, proprio il Palazzo Orsini, che è la nostra sede comunale. Stiamo lavorando anche su questo, abbiamo fatto un incontro con l'ingegner Soccodato per vedere la possibilità di poter utilizzare questa opportunità, ma fermo restando che quando la proprietà è divisa tra pubblico e privato, diciamo che le pratiche amministrative diventano ancora più complesse rispetto alla quotidianità. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie B, sabato impegno interno per il Pescara all'Adriatico, Cornacchia contro il Lecce. Difficile il recupero di Seter che dovrebbe andare al massimo in panchina, mentre avanza l'ipotesi Giannetti per il reparto avanzato. A centrocampo Maestro in vantaggio su Macin e Tabanelli, ma questa è una fase di campionato nella quale il Delfino deve avere più coraggio, come dice l'ex biancazzurro Totò Nobile. Seguo il Pescara e francamente devo dire che vedo un po' di confusione, un po' tanta confusione, perché a mio modo di vedere cambiare tre allenatori dopo due mercati fatti, lasciare il certo per l'incerto, non dare continuità di un progetto, questo ovviamente porta anche ad avere dei disequilibri all'interno della squadra. Ho seguito la partita di Frosinone, sì, dove ho sentito l'amico Nando parlare anche in termini positivi di questa situazione, però francamente devo dire che il Pescara doveva approfittare di questa situazione che si vive anche a Frosinone, e secondo me andare a Frosinone con un assetto di non prenderle prima di darle, dai, e in un momento del genere il Pescara ha poco e niente da perdere, perché la media punti del Pescara in questo momento, se non sbaglio, è 0,78. Sì, 0,79, quindi significa che il Pescara, per poter arrivare a una quota di 45-46 punti, dovrebbe doppiare la media punti che ha. In questo momento ci vuole tanto coraggio, non importa con che avversario giochi e dove giochi, perché se il Pescara ha rinnovato per 6-7 undicesimi la squadra, quindi avranno un progetto, e quindi questo progetto lo devono mettere in campo con i cosiddetti attributi e con la convinzione di andare a fare del male. Se io vado per prendere un punticino a Frosinone, è una mentalità che tu domenica sabato, adesso non so con precisione, giochi contro il Lecce. Il Lecce è rinvigorito dalla vittoria col Cosenza in casa. Cioè è una squadra che sta crescendo di partita in partita. Prima, è la prima partita che faccio, me la gioco, se vinco è merito dei ragazzi, se perdo ho provato e vedrò cosa posso fare la prossima partita. Se devo andare a rosicchiare il punto per poi sperare di vincere contro il Lecce, contro il Pordenone, non diventa più una certezza, diventa una speranza costante. Adesso andiamo in Serie C, in casa Teramo, dove il responsabile sanitario Siriano Cordoni in conferenza stampa ha analizzato quelli che sono gli infortuni più complessi in casa biancorossa. Lasic, Minelli, ma anche Di Matteo e Birligea. L'Asic è reduce, voi sapete, insomma, alcuni anni fa ha avuto un incidente abbastanza importante alla gamba destra,
E chiaramente un incidente così importante che cosa condiziona? Condiziona uno squilibrio muscolare in tutto il resto dell'organismo, in modo particolare degli arti inferiori. È chiaro che c'è uno squilibrio muscolare, questo squilibrio muscolare provoca una serie di incidenti a catena, come si è verificato per il nostro Richard. Mi pare di capire che sia è un problema che tenderà a riproporsi da qui in avanti. Noi stiamo facendo il possibile, abbiamo fatto anche uno studio posturale sul ragazzo, no? Abbiamo proposto e abbiamo programmato, abbiamo già fatto la possibilità di mettere un piccolo plantare sotto, ovviamente sul tallone. Non posso fare previsioni, non posso fare previsioni, perché è chiaro che l'incidente avuto 2 anni fa ha squilibrato tutto l'apparato osteomuscolare. Minelli è una cosa estremamente interessante, perché per poter giungere a una diagnosi certa siamo arrivati a proporre un'artroscopia. Abbiamo fatto decine, no, non dico decine, ma almeno 5 risonanze che non hanno evidenziato mai nulla nel ginocchio, nonostante la lamentela sul collaterale di destra. E l'artroscopia ha evidenziato, ho parlato direttamente con il collega Emiliano, che sta in Emilia Romagna, in paese dell'Emilia Romagna, che lo sta seguendo, ha evidenziato una piccola lesione del menisco. È stata ricucita sotto artroscopia e adesso comincerà la riabilitazione muscolare. In Luca Di Matteo, in Luca invece è proprio il contrario, si è allenato così tanto tempo e qui fa capire come è differente l'allenamento dalla gara. L'intensità dello sforzo fisico praticamente è paragonabile, no? Tanto si sforza in allenamento, tanto si sforza in partita. Beh, in partita, dopo 20 minuti, non mi ricordo quant'è il minutaggio, si è fatto male, uno strappo, me ne sono accorto subito, bicipite femorale. Belligé è un caso che è un po' a metà strada fra l'ASIC e Minelli. In questo caso Birligea è rientrato nella partita di Caserta, e voi sapete le condizioni meteorologiche nelle quali i ragazzi sono stati costretti a giocare. Beh, Birligea a Caserta non ha avuto nessun problema, no? E si è fatto male qui, e noi ci aspettavamo, era un po' in ansia, no, a Caserta, perché giocando con il freddo, giocando sulla neve, giocando su varie cose, un po' di timore ce lo avevamo, no? Dice, forse abbiamo tentato troppo nel rimettere in campo Birligea. Beh, guarda caso, a giù non si è fatto male, qui dove le condizioni meteorologiche erano completamente diverse si è fatto male. Non, sapevamo che era guarito, sapevamo che aveva ripreso bene. Beh, vedete come l'indagine strumentale è completamente diverso da quello che succede in campo. Adesso scendiamo in Serie D, perché il mercoledì di campionato restituisce alle squadre della nostra regione una vittoria e un pareggio. Vince il Notaresco in trasferta a Rieti, mentre finisce 1-1 tra Giulianova e Vastese. Domenica si torna in campo, ma a Pineto continuano i rinvii per i casi di positività all'interno del gruppo squadra. Tutte a punti le tre abruzzesi in campo nel mercoledì di campionato in Serie D. Fa bottino piano il Notaresco, che sfrutta il rinvio della gara del Castelnuovo col Pineto e resta a meno 4 dal campo basso, violando il Gudini di Rieti per 3-2. Partenza a lampo del rossoblu, trascinati da un Banegas scatenato ad ore di una doppietta con il momentaneo 0-2 di Marchionni. L'argentino sta diventando uomo sempre più decisivo, sale a quota 10 reti e raggiunge Cardella della Cinzia Albalonga, Loviso proprio del Castelnuovo e Mercai del Vasto Girardi in vetta la classifica dei Bomber. È stato un bene, perché comunque era una cosa che dovevamo migliorare da inizio, le partenze, che di solito partivamo in svantaggio, comunque da sbloccarle dopo. Invece adesso le ultime partite stiamo cercando di migliorare questa cosa, di fare la partenza forte, e oggi siamo riusciti fin troppo, perché già in 10 minuti eravamo 2-0 e dopo mancavano ancora quasi 85 minuti da giocare. Però dopo, comunque, al di là delle azioni che abbiamo avuto, penso che abbiamo fatto una buona partita a livello offensivo e anche difensivo, perché abbiamo preso solo 2 gol su palle inattive, altrimenti non sono mai stati pericolosi, diciamo, o almeno non avevo questa sensazione dal campo che potevamo prendere gol in un'altra maniera.
Per i Rieti uno stop solo parzialmente lenito dalle marcature di Montesi e Orchi che non cambiano i destini dell'incontro. Il notaresco si lancia dunque all'inseguimento dei molisani per la vittoria del campionato e domenica al Savini ospitano un'Agnonese distrutta proprio dal campo basso per 5-2. Ma questa innanzitutto è una vittoria importante, perché venire qua contro una squadra che secondo me sta facendo un grande campionato e poi giocare su questo campo non è semplice, e venire con questa autorità a fare questo tipo di partita anche con grossa qualità e nell'interno della partita anche saper soffrire, perché questo è un campo dove ti iniziano a buttare le palle in area di rigore e siamo stati bravi. Pari e patta al Castrum di Giulianova, dove i padroni di casa vanno sotto con la Vastese per effetto del gol realizzato dal solito Mamona, ma riescono ad acciuffare comunque la gara con il calcio di rigore realizzato da Paudice assegnato per fallo di Di Prisco su Antonelli. Giulianova che con Cesario potrebbe anche sorpassare, ma l'attaccante giallorosso è fermato in posizione di offside. Cosa si porta a casa di buono Bitetto dopo questa prestazione? No, la prestazione in generale, la prestazione, perché non abbiamo lasciato nulla di intentato, oggi volevamo cercare di vincerla. Diciamo che la prima parte potevamo far meglio, poi nella seconda parte loro hanno fatto bene, ci hanno messo anche in difficoltà, potevano andare forse anche dopo l'1-1 anche in vantaggio, e quindi bisogna essere obiettivi. Oggi abbiamo fatto un passo indietro, ma un passo indietro rispetto a tutte le altre prestazioni, proprio sotto il profilo della fisicità, ma non perché siamo calati fisicamente, perché abbiamo risentito di queste due partite con la neve e quest'altra, quindi questo ha inciso nella seconda parte. Domenica si torna di nuovo in campo e il Pineto andrà al rinvio numero 7 perché il focolaio all'interno del gruppo squadra biancazzurro farà saltare il match con il Vasto Girardi. Impegno difficile per il Giulianova al Tubaldi contro la Recanatese, mentre la Vastese all'Aragona avrà un'altra Laziale. Dopo il Rieti di sabato scorso ora arriva il Fiuggi. Laziale è anche l'avversario del Castelnuovo che tra le mura amiche riceverà la vista dell'Aprilia. È tutto per questa seconda edizione del nostro TG6, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. TG6 che torna puntuale alle ore 23, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di serata.